iniziato con questa assemblea pubblica, perché è importante che i comuni comincino anche a pesare le forze intorno. Molti comuni, io ringrazio particolarmente i comuni siciliani per la forte battaglia che stanno facendo, anche la provincia di Arezzo, per le forze battaglie che stanno facendo, perché stanno rappresentando attraverso la loro unione un esempio per tutta l'Italia. Io volevo aggiungere alcuni spunti. Naturalmente io vengo da un comune governato dal centro-sinistra e abbiamo proposto la modifica dello statuto, ma essendo necessario, come tutti sanno, in due terzi l'applicazione dello statuto, naturalmente è necessario farsi bene i conti prima di bruciarsi un'occasione del genere. E rendendomi conto che all'interno del partito di maggioranza, quale il PD, era difficile riuscire a ottenere questa compattezza e quindi riuscire a raggiungere i due terzi, la strategia che abbiamo utilizzato come gruppo, io vengo da Rifondazione, il gruppo consigliere di Rifondazione ha presentato un ordine del giorno che invitava la Commissione ad esaminare la modifica dello statuto. Una strategia per prendere tempo e soprattutto perché nel frattempo era necessario per noi, forse anche fondamentale, iniziare a raccogliere delle firme per appoggiare la modifica dello statuto, perché credo sia fondamentale questo aspetto, che è uscito anche da altri interventi. Mi riferisco in particolare all'intervento di Amura dell'associazione Rete Nuovo Municipio, la necessità di rendere questo argomento politico, perché è comunque un argomento politico trasversale, un argomento vicino alla cittadinanza, è senz'altro una battaglia vinta, perché la cittadinanza, quando si parla di acqua, è sempre attenta ed è sempre rivolta al pubblico. Questa è anche la dimostrazione che a livello nazionale le leggi che si fanno prendono veramente poco in considerazione questo aspetto, e bisogna stare attenti anche come campagna di informazione a respingere al mittente le accuse che il centrodestra fa, dicendo che non è una bugia che stiamo privatizzando l'acqua. Certo, noi infatti stiamo parlando dei servizi idrici che ci portano l'acqua, e che per me fondamentalmente è la stessa cosa, perché altrimenti, se non ci fossero le tubature che ci portano l'acqua in casa, difficilmente l'avremmo. Quindi ecco, invito veramente la maggior parte dei sindaci e tutti gli amministratori che hanno intenzione di affrontare questa battaglia di affrontarla con uno spirito di democrazia partecipata, perché sono certo che potrebbe superare quegli ostacoli che alcuni partiti, ahimè, dispiace, non esprimono con chiarezza. Tra l'altro lo sappiamo, lei viene dalla regione che prima di tutto ha avviato la privatizzazione dell'acqua, e l'Italia, mi dispiace, è stato il primo paese in Europa ad avviare la privatizzazione dell'acqua, e l'Europa prima dell'America, quindi siamo veramente, abbiamo la medaglia d'oro. Quindi ecco, questo è assolutamente importante. Volevo anche sottolineare che è importante accompagnare a questa battaglia sulla privatizzazione, sulla ripubblicizzazione dell'acqua, anche una lotta contro i patti di stabilità che venivano ricordati, perché abbiamo visto in questi anni una delegittimazione dei poteri dei sindaci attraverso i patti di stabilità, perché non sono solamente legati a un rispetto di bilancio, sono legati anche a un obbligo che ci fanno di esternalizzare alcuni servizi. Mi riferisco, faccio il mio caso, io sono assessore alle politiche sociali, c'è l'istituzione dei servizi sociali, quindi anche quello è un servizio che deve essere inserito, è fondamentale l'inserimento all'interno dello statuto. Ecco, io che ho problemi di bilancio e vorrei tanto riuscire a riportare dentro il comune tutti gli operatori che lavorano all'interno, non posso, sono costretto, continuo a tenere l'esternalizzazione attraverso le cooperative, che per carità vengono le cooperative, ma che ci portano a un costo elevatissimo. Questo è assolutamente una delegittimazione delle autonomie locali, a cui secondo me i sindaci dovrebbero alzare la voce. Mi spiace che questo lanci lo faccia poco. Io sto anche all'interno, ma da un'esperienza assolutamente recente, quindi ho tutto da apprendere all'interno della Lega Autonomie, e devo dire che la Lega Autonomie si è espressa positivamente per la pubblicizzazione dell'acqua.
qualche settimana fa era qui, sempre in questo palazzo, c'è stata l'Assemblea Nazionale dei consiglieri dei consigli federali, c'è stato il vostro assessore al bilancio della provincia che è stato il primo a fare un appunto sulla pubblicizzazione dell'acqua, e quindi è fondamentale che gli enti come la Lega Autonomia appoggino questa battaglia. Finisco per dire un ulteriore aspetto. Credo che sia importante, oltre alla pubblicizzazione, avviare anche una politica di riduzione degli sprechi dell'acqua all'interno dei comuni. Sono certo che anche con semplici modifiche ai regolamenti edilizi dei comuni si possono ottenere dei risultati. Io sono anni che sono ho un pallino e mi dispiace pensare che ogni volta che noi andiamo a fare i nostri bisogni dobbiamo usare 5 litri d'acqua potabile. Ecco, questa cosa è veramente uno spreco enorme. Ci sono sistemi che, tra l'altro, prima notavo anche attraverso una slide, di riutilizzo di acque, di separazione di acque. I comuni anche in questo possono intervenire attraverso modifiche di regolamenti, e quindi sono tutte battaglie che si uniscono insieme. Io ringrazio ancora e avanti con la battaglia.